interessante recupero delle pagine dello Statuto Capodistriano, ora visibili ad un vasto pubblico, in quanto è stata installata una bella mostra all'aperto in prossimità della piazza principale. È molto importante il fatto che la città abbia uno statuto di ben 600 anni. La città era organizzata politicamente, come pure è una delle città più antiche in Slovenia. È giusto conoscere la nostra storia. Abbiamo avuto un buon riscontro, una bella promozione. Penso che i capodistriani siano molto interessati, che vogliano vedere questa storia cittadina. Capodistria nel primo 400 rifiorisce. Se facciamo un passo indietro, bisogna ricordare la rivolta del 1348 che fu soffocata da Venezia con il pugno duro e la vita pubblica fu in qualche modo congelata. Vuoi l'attività del Maggior Consiglio e anche l'attività legata alle leggi statutarie. Perché si tratta del primo codice di diritto soprattutto civile che riguarda i rapporti giuridici che appunto ordinavano la vita cittadina. Lo statuto originale del 1423, che proviene dall'archivio di Stato di Fiume, viene ora esposto in mostra nei locali dell'archivio regionale di Capodistria.